La liturgia dei santi richiama la nostra vocazione. Tutti siamo chiamati ad essere santi. Non è un privilegio di alcuni, ma è una vocazione. Dio ci ha destinati alla santità. Lui è santo. Ci ha resi figli suoi, ci ha creati a sua immagine e somiglianza e vuole che anche noi, suoi figli, siamo santi. Nel libro del Levitico c'è proprio l'espressione: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Allora, se siamo stati creati all'immagine di Dio, se c'è questa chiamata alla santità, noi possiamo anche chiederci in che cosa consiste questa santità. La parola kadosh in aramaico significa, in un modo particolare, separazione. Ecco, Dio è il tutt'altro, è separato da noi, è il diverso da noi. Ma questa trascendenza di Dio nei nostri confronti in qualche modo ci invita ad essere anche noi trascendenti nella vita, nel senso che noi dobbiamo anche noi essere separati dal mondo, da tutte quelle che sono le realtà mondane, perché abbiamo un destino eterno. Siamo stati creati da Dio in vista di Dio stesso. Come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, Dio ci ha resi figli e lo siamo realmente. Non è una metafora. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Ma qual è il destino di questi figli di Dio? Quello di vedere Dio, così come Egli è. Il termine vedere è proprio un significato relazionale. Noi ci relazioniamo a tu per tu con il Signore, noi vivremo di Dio. Cosa si fa in paradiso per tutta l'eternità? Certamente non è una noia immensa, è una pienezza di vita. Noi viviamo di Dio. Quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Questa è la nostra speranza. E quando noi viviamo di questa speranza, noi purifichiamo noi stessi come Egli è puro. Ecco, ci rende puri questa speranza. Vedremo Dio così come Egli è. I nostri cari che ci hanno preceduto, li vogliamo proprio pensare accanto al Signore. E sono accanto al Signore e accanto a noi. E nel cielo pregano per noi, che ancora siamo viandanti. Ancora viviamo nel momento della prova. Ma questa prova è destinata ad essere superata. Nella prima lettura abbiamo ascoltato un brano delle Apocalisse di San Giovanni Apostolo, dove c'è come una fotografia del cielo. C'è una visione da parte di Giovanni. Vede un angelo con il sigillo del Dio vivente e vede quattro angeli che devono devastare la terra. In qualche modo c'è il destino di tutti noi. Tutte le cose passeranno, ma c'è qualche cosa che non passerà. Perché noi abbiamo il sigillo di Dio. Sono delle immagini, ma delle immagini molto molto importanti. Cerchiamo di comprendere che cosa significa il sigillo. Significa sigillo autenticità, sigillo significa appartenenza. Noi apparteniamo a Dio. Nel battesimo siamo stati segnati con il crisma che ci ha consacrati totalmente a Dio. Gli apparteniamo. Avere il sigillo di Dio è come dire: io sono tuo, Signore. Tutte le cose passano, gli angeli devastano la terra, ma gridò a gran voce ai quattro angeli: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. È come una storia in chiave teologica. La storia dell'essere umano, la storia di questo nostro mondo. Tutto passa, ma quello che resta è il sigillo. E questo sigillo
è stato impresso su 144.000 provenienti da ogni tribù dei figli di Israele, un numero simbolico. Erano 12 le tribù dei figli di Israele. 12 per 12 fa 144, moltiplicato per 1000. Ecco, sta a significare un numero grandissimo. Ecco il popolo di Dio. Ma subito dopo dice, non solo il popolo di Dio, il popolo di Israele è chiamato a questa missione con il Signore, ma di ogni nazione. Il Signore ha scelto delle persone per stare accanto a Lui, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano davanti al trono e all'agnello, avvolti in candide vesti, tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Ecco cosa si fa in paradiso: sì, osanna l'amore misericordioso di Dio. E allora questa è la nostra meta, il cielo. Là c'è un posto preparato per noi. Gesù ce l'ha promesso: io vado a prepararvi un posto, perché dove sono io possiate essere anche voi. Venite benedette nel regno del Padre mio. Il paradiso è benedizione. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, ci dice il libro della Sapienza. Ecco, queste sono la parola di Dio che ci invita alla speranza. I santi. Per essere santi bisogna vivere di Dio. Bisogna vivere il battesimo in un modo particolare. Il battesimo che ci ha resi figli suoi. I santi sono persone come noi, che hanno vissuto le nostre stesse difficoltà, ma hanno interpretato la loro vita, la storia, gli eventi con gli occhi di Dio. Hanno percepito la vocazione che il Signore ha loro dato e hanno detto sì a questa vocazione. Si sono messi in ascolto della voce di Dio nella loro vita e hanno detto sì alla loro vocazione. Fra poco noi speriamo di avere due beatificazioni nella nostra diocesi: Maria Antonia Samà, di cui possiamo dire certo al 99,9% la beatificazione, Nuncio Tolomeo, su cui si sta riflettendo anche su un miracolo. Persone che per 60 anni tutte e due sono state chiuse in un letto, impossibilitate, ma tutti i biografi, tutte le testimonianze dicono erano sempre serene. La serenità dello spirito, il sorriso del cuore. Maria Antonia Samà per 60 anni è vissuta accanto a quel crocifisso che gli stava davanti al letto e diceva: come si bello Gesù. Diceva questo, si beava del Signore. E tutte le persone che andavano da lei trovavano pace, serenità, accoglienza, e pregava con loro e per loro. E dava tanta, tanta pace. Nuncio Tolomeo si era immolata al Signore, vittima d'amore. Mentre io soffro e offro, tu Signore guarisci, operi liberi. Grazie per il dono dell'immobilità. Siate sempre col sorriso sul volto. Il Signore mi ha dato questa missione, il servizio, il ministero del dolore. Il Signore ci ha dato la fede, il dono più bello che il Signore ci ha potuto dare. E attraverso la fede noi comprendiamo l'amore di Dio nella nostra vita. Dice Nuncio Tolomeo: non sapevo che cosa il Signore voleva da me, ma io so che Lui è amore. E sono sempre in ascolto di quello che il Signore vuole da me. Se mi ha voluto così compressa, contorta sulla mia sedia, è perché in questo modo io devo dire il mio sì al suo amore e testimoniare a tutti che Dio è buono. Ecco, questi sono i santi. Persone come noi che hanno vissuto anche loro i loro momenti di stanchezza, forse anche di difficoltà interiore, ma hanno detto sì al Signore. Anche noi dobbiamo vivere di fede, dobbiamo vivere di speranza, dobbiamo vivere soprattutto di amore, perché Dio è amore.
e i santi sono persone che hanno amato. I santi non sono persone fuori dalla terra, fuori dalla storia, sono persone della terra e della storia. E che significato anche a livello sociale hanno dato i santi? Basta pensare, ecco, un padre Pio non sapeva fare altro che confessare e celebrare messa, eppure ce l'aveva portato avanti quella grande struttura, sollievo della sofferenza, oltre al fatto che tante persone hanno trovato tanta pace con l'ascolto, con l'assoluzione, con la benedizione di Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta, San Giovanni Bosco, persone molto semplici, ma hanno lasciato un segno. E che segno? E qui santi sono delle persone vere, persone anche produttive da un punto di vista così sociale, economico, non inteso nel senso di soldi, nel senso che hanno prodotto nella vita qualcosa di bello e di buono. Anche noi siamo chiamati ad essere santi, con la nostra piccolezza possiamo dare un senso alla vita, un senso alla storia dove noi siamo chiamati ad essere, con la nostra parola, con il nostro gesto, con le nostre scelte, con la nostra vicinanza, con il nostro pianto, con chi piange, con la nostra preghiera, con la nostra azione, con le nostre idee. Vogliamo vivere secondo quello che tu ci hai insegnato nel Vangelo. Vogliamo essere beati e realizzare, annunciare la beatitudine. Vogliamo essere poveri di spirito, perché di noi, poveri di spirito, è il regno dei cieli, ma proiettati verso il futuro, perché tutte le beatitudini ci invitano proprio a guardare il futuro. I miti, i misericordiosi, i facitori di pace, ecco, troveranno nel futuro la realizzazione della loro speranza. Eccoci, Signore, grazie per averci dato questa vocazione di santità. Grazie, Signore, per tutto l'aiuto che tu ci dona e lo Spirito Santo che ci rende santi. Non siamo noi con le nostre capacità ad essere santi. E allora l'augurio che io faccio a me stesso, faccio anche a voi, è: lasciamoci fare santi. Amen. 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 Amen.